Un Vesuvio da conoscere, da scoprire, da valorizzare, da difendere. Un Vesuvio culla di arti, sapori e tradizioni. Ha fatto tappa a Bosco Reale, l'iniziativa itinerante promossa dalla città metropolitana dal titolo Vesuvius de Gustibus, che toccherà 11 comuni del Parco Nazionale, coinvolgendo i ragazzi degli istituti alberghieri dei licei musicali, l'ente parco, la facoltà di agraria della Federico II, i presidi slow food della zona. Un'occasione che l'ente di Piazza Matteotti ha voluto creare soprattutto dopo lo scempio del devastante incendio che ha colpito la montagna, così lo chiamano i napoletani, lo scorso luglio, dopo tanti interventi messi in campo per il recupero affinché potesse ripartire, specie sotto il profilo turistico ed enogastronomico. Noi con la città metropolitana ormai è da un po' di tempo che stiamo facendo sinergia su tante cose, dalle nostre strade e principalmente poi anche per un fatto turistico. Questa è un'occasione particolare proprio perché mettere insieme quello che è l'ambiente, quello che è la nostra vita turistica e quello che è la parte enogastronomica che incide sul nostro territorio. Il weekend è iniziato ieri sera al Teatro Minerva, dove il convegno sulla biodiversità e tutela del paesaggio per lo sviluppo dei comuni vesuviani ha offerto lo spunto per affrontare sotto il piano scientifico il processo di rigenerazione ambientale che deve riprendere sul Vesuvio, ma anche per apprezzarne le eccellenze. Con i ragazzi del liceo musicale Pitagora Croce di Torre Annunziata, che hanno dato prova delle loro capacità, e quelli dell'alberghiero di Striano Terzigno, che hanno condotto i visitatori alla scoperta delle proprie radici attraverso degustazioni di tipicità vesuviane. Attraverso la nostra associazione da anni andiamo scoprendo i tesori del nostro territorio e per esempio quando veniamo a Bosco Reale capiamo che gli scavi archeologici, il patrimonio artistico per esempio e culturale che è stato rinvenuto qui nella vostra città è uno dei punti di riferimento anche per ricostruire la storia della nostra agricoltura, la storia delle nostre radici. Un viaggio che è continuato questa mattina quando, dopo la cerimonia di deposizione della corona per la festa della Repubblica, si è aperto in Piazza Vargas il mercato della Terra Vesuvio dedicato all'albicocca, che ha visto anche la cerimonia di chiusura del progetto ai park Presidio e Cittadinanza. Il Vesuvio spiegato ai più piccoli. Abbiamo realizzato un progetto nei tre circoli di Bosco Reale, istituti comprensivi, dove abbiamo lavorato un po' sul territorio vesuviano, quindi sul Parco Nazionale del Vesuvio, il senso di appartenenza del parco, di rispetto, di protezione. Abbiamo parlato un po' della flora e della fauna del parco per poi passare al nostro terreno, al nostro suolo, quindi capire che cosa si coltiva, come viene coltivato. Degustazioni di sapori della storia, come l'antica pagnottella pompeiana di farro e orzo servita con mozzarella, papaccelle napoletane grigliate e conciato romano, ma grande spazio anche all'albicocca vesuviana, diventata di recente presidio slow food con il suo nome napoletano, crisommola, dal greco crisos, oro, e melon, frutto d'oro per l'appunto, che si presenta ora sul mercato col packaging nuovo di zecca improntato alla massima sostenibilità. Ogni varietà, sottolineato da Lionelli, porta con sé il sapore, il colore e l'identità vesuviana. La Vollese è questa, vediamo già la differenza, la forma, la Vollese è più rotonda, è molto polposa, succosa, guarda qua, spettacolare, la ritengo una delle migliori in assoluto come primizia, mentre la Preveda Bella è porposa e bella, sono tutte e due di una pezzatura abbastanza grande, però è meno succosa della Vollese. E invece poi c'è la volpe che è buona, però è di una pezzatura più piccola, quindi però poi ne abbiamo tantissime che verranno successivamente poi nel periodo. Tra le nostre tipologie abbiamo la Prevote, la Presidente, la Ciccone e anche la Pellecchiella, che non è ancora, diciamo, periodo, si parla per fine giugno. La Pellecchiella è più tonda e matura più velocemente, però ci vuole più tempo, diciamo, per crescere rispetto alle altre. Poi c'è la Prevote che è piccolissima, è proprio piccola e matura sempre velocemente, invece c'è la Ciccone che è più grande e tendenzialmente è quella che resta per più tempo acerba, quindi ci mette tempo a maturare.